Boom 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 boom. Non lo so, boom boom. Eccoci, nuovo video. Ciao. Secondo canale, Calita Dolce e Nancy Amara. Siamo qua e rischiamo di essere arrestate leggermente. E in missione per voi, alla scoperta di tanti prodotti buoni, biologici, sani, bio, buoni, sani e leggeri, per stare in forma, bella in forma. E siamo qua sul mercato. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al nostro secondo canale, iscrivetevi, altrimenti a Nancy vi apparirà nel sonno, vi farà molta paura. Paura. Tipo la faccina di Snapchat. Quello è il mostro. Ci sono veramente tante tante cose buone. Tante cose al cioccolato. Sì, sì. Matita per questi qua, ve li faccio vedere. Sono tutti i semini che a me piacciono veramente tantissimo. Ve li faccio vedere spesso le ricette. Semi di sesamo, semi di chia. Questi sono buonissimi, semi di chia. Contengono tante proteine e fibre. Guarda, c'è anche il grano. Io vi ho fatto anche il video dell'insalata di grano l'anno scorso, se vi ricordate. La quinoa, la mia amata quinoa. Ricettina velocissima con la quinoa, con feta, pomodorini e olive, è buonissima. Nancy, ci serve la quinoa? Ah, poi ci sono anche le fette biscottate bio. Queste costano 2,49. Con olio extravergine senza zuccheri. Controlliamo che non ci sia l'olio di palma, perché non vogliamo essere fregate. Allora, farina di grano, olio extravergine. Sì, queste qua sono buone proprio, sai Nancy? Perché non c'è l'olio di palma, quindi però non sono integrali. No, vabbè, però dai, accontentati. Guarda questa praticamente contiene solo nocciole. Che bella, proprio la crema di nocciole. Nulla, contiene solo hazelnuts, nocciole. Hazelnuts, bellissima, brava Nancy, bella scoperta. E guarda qua, io questi qua li adoro. Allora, questi sono tipo delle marmellatine, però solo a frutta, senza praticamente zuccheri, senza nulla. Ve li straconsiglio ragazze, ad esempio, da mettere nello yogurt oppure sui pancake. Sono buonissimi. Vabbè, poi sui pancake come dolcificanti. Guardate ragazzi, c'è lo sciroppo d'acero, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave e sciroppo di riso. Ottimi. Invece dello zucchero, sono tutti ottimi invece dello zucchero, quindi non potete veramente lamentarvi. A me piace tantissimo lo sciroppo d'acero, io lo adoro proprio. Ah, poi ci sono tutte le bevande. Ah, poi tutti i cereali buonissimi. Nel frattempo un'interruzione. Sì, perché una ragazza ci ha salutato, stava con la mamma, troppo carina. Anche queste qua mi piacciono tantissimo, queste ragazze. Sono integrali. Sono fette biscottate integrali, io le adoro, perché anche queste qua sono all'olio d'oliva e senza olio di palma e sono veramente veramente buone. E un'altra mia passione sono questi qua, i fiocchi di avena, che mangio nello yogurt e ci faccio anche il porridge, vi ho fatto il video. Però attenzione a questa marca Germinal Bio, perché le crostatine invece hanno l'olio di palma, come dentro tanti altri prodotti hanno l'olio di palma, quindi fate attenzione ragazze. Ragazze, ve le ricordate queste? Queste sono le basi per pizza, ma non le pizze, ricordi? Non ve le comprate, una tacca secca. Andate a vedere il nostro video che facemmo, lo speciale della pizza, sempre su questo canale. Sul primo canale. Comunque praticamente sono dei dischi volanti, non le comprate, sono orrende. Ah, il couscous, buono questo. Vi consiglio questo qua, col couscous al farro. Con il couscous vi ho fatto due ricette, una dolce e una salata, tipo di un'insalata, e io lo adoro, è veramente buonissimo, soprattutto d'estate. Guarda le simil camilla, quelle là con carote e mandorla bio, che bello, queste sono buonissime. Andiamo a vedere se non c'è l'olio di palma, perché io nessuno mi deve fregare, lo sapete che poi mi arrabbio. Zucchero di canna, queste sembrano buone, comunque c'è molto zucchero perché è proprio il primo ingrediente, però almeno non c'è l'olio di palma, come sfizio ci sta. Attenzione sempre a questi alimenti che c'è scritto senza qualcosa. Vero. C'è scritto senza lieviti, però c'è dentro l'olio di palma. E quindi non ce ne può fregare di meno, bocciato. Buh. Anche questi biscotti misura, dietetici, un basso indice glicemico, c'è dentro l'olio di palma, oli vegetali. Bocciati. Allora, togliete l'olio di palma da tutti i prodotti, avete capito? Allora ragazzi, siamo qua nel reparto praticamente latti vegetali, che sapete che a noi piacciono tantissimo perché non beviamo latte noi. Vaccino con 10.800 c, il famoso latte di cocco che a me piace tanto, coconut. Attenzione, questo non va bene però. Perché cosa c'è? Zucchero. Scusate. Io l'adoro, è fantastica, perché zucchero. Praticamente voi spesso ci chiedete questa cosa, ci dite ma perché se c'è lo zucchero non lo posso prendere, anche se siamo persone magre, anche se
non è il problema degli zuccheri, è che noi zuccheri aggiunti, tutti questi zuccheri comunque fanno male, oltre a fare ingrassare. I zuccheri naturali sono presenti nella frutta, nella pasta, e sono quelli che non abbiamo bisogno di dolcificante. Quindi questi qua, no, tutti questi due no, non vanno bene. Noi vogliamo latte di soia che non abbia zuccheri aggiunti, perché vogliamo sentire il sapore vero del latte di soia senza gli zuccheri aggiunti. E anche senza olio. Qua esatto, c'è l'olio di girasole. Spesso aggiungono oli, zuccheri in questi prodotti per nascondere un sapore non proprio buono e naturale. Quindi non lo prendete. Fai vedere qual è il mio latte di soia preferito. Guardate qua che cosa strana. Due latti di soia, praticamente stessa marca. Questo bevanda di soia normale è buono, ha solo latte di soia. Questo qua arricchito con calcio, vitamine, ci sta dentro lo zucchero. Quindi prendete questo qua semplice, questo è uno dei miei latti di soia preferiti, insieme a questo qua Soia San, che è il mio preferito. Stesso discorso questo qua, questo semplice natural non ha zucchero. Questo qua con la vitamina c'ha lo zucchero aggiunto, quindi non lo prendete, prendete sempre natural. Quindi da Carlita e Nancy è tutto, in missione speciale per voi. Ciao! Lasciateci tanti like se vi piacciono questi video. Pollici in su, ciao!